Buy the stove at the stove, choke on the smoke. They tell me to quit, don't understand what I'm told. They help me forget that this world is... E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come avete letto nel titolo, ho un regalo per voi. Questo regalo mi è stato concesso grazie a Banggood. Appunto, questo è un video collaborazione con loro. Mi hanno dato alcuni prodotti da recensire. Zanzare di merda. Mi hanno dato alcuni prodotti da recensire, che tra poco vedrete. Vi dico subito che trovate tutti i link sotto in descrizione, che ci sarà un regalo per voi. Il regalo è un codice sconto su questo sito, che trovate appunto sotto in descrizione il nome. Entrando nel sito e inserendo questo codice sconto potrete avere uno sconto sui prodotti che volete acquistare. Sito che già ha dei prodotti ad ottimo prezzo, perché è un sito cinese. Banggood è un sito simile ad Amazon, per chi non lo sapesse. Vende prodotti cinesi a basso prezzo. In più, avendo anche il mio sconto, riuscirete ad ottenere i prodotti con ancora meno spesa da parte vostra. Iniziamo subito con l'unboxing e subito dopo l'unboxing ci sarà il test. Ragazzi, prima che inizi il video, brevemente vi chiedo di rispondere ai sondaggi che saranno presenti in alto nelle schede. Questo è molto importante per me, perché vi lascio delle domande per i prossimi video. La prima domanda è: siccome voglio realizzare un video gameplay sempre riguardante le mountain bike, volevo chiedere se volete prima quello o prima il vlog di Londra, perché appunto io ho ancora il vlog di Londra da pubblicare. E a proposito di vlog di Londra, troverete un altro sondaggio ancora chiedendo se volete due episodi da un quarto d'ora l'uno o tre episodi da 10 minuti l'uno. Quindi appunto rispondete a quel sondaggio. Inoltre ho un altro sondaggio da farvi: se rivolete il tutorial dell'impennata, questa volta fatto ancora meglio di quello che c'è già presente sul canale. E pensavo di mettere anche uno spezzone di come impennare senza una mano, perché nel video non è presente. Quindi appunto rispondetemi a questi sondaggi, ma non perdiamo altro tempo e passiamo direttamente al video. Perfetto ragazzi, iniziamo subito. Direi di partire dal pacchetto nero. Come vedete non sono impacchettati bene come altri siti, ma ovviamente sono pacchi che arrivano dalla Cina. Ah, che bello. Quindi c'è due sticker di Banggood. Spacchiamo d'ignoranza. Allora, questo qua credo proprio che sia questo. Come vedete, un pacchetto militare. Credo che sia così invece. E invece no. Ah no! Ah no, questa qui è una palettina, ragazzi. Questa qua è una palettina. Tra l'altro è buono un metallo, mi sembra. Quindi non male. Passiamo al prossimo. Passiamo al prossimo pacchetto. Questa volta è molto leggero. I pacchi ci metteranno più o meno 2 settimane/4, dipende un po' dove siete, la velocità delle poste. A me ci ha messo veramente poco tempo. Vediamo subito che cos'è. Tra l'altro è impacchettato molto bene questo, quindi anche con il panno protettivo dentro non c'è nient'altro. Ah no! Un'altra fila ancora. Questo qua, ragazzi, è un porta telefono per la bici. Infatti, come vedete qua, queste qua sono elastiche e quindi non dovrebbero danneggiare il telefono. E questo qua lo vedremo tra poco direttamente in sella. Devo ammettere che i pacchetti sono fatti veramente bene, cioè non mi aspettavo. Prossimo pacco e andiamo. Vabbè, ho capito che il taglierino non mi servirà praticamente a niente, perché sto distruggendo tutto. Sembra di essere a Natale. Oh, qua dentro ci dovrebbero essere un paio di cosettine, esattamente. Quindi procediamo ad aprire, magari senza spaccare tutto. Allora, questo è il pacchettino per il mio amico. Questa qua invece è una sacca idrica per lo zainetto, che non lo so, mi sembrava buona, c'era scritto che non era tossica. Adesso la andremo a provare anche questa qua direttamente in sella. Ok, ultimo pacchetto, questo qui devo dire che è danneggiato, come potete vedere, però diciamo che non credo che sia molto importante, perché il contenuto veramente non serve molto proteggerlo. Infatti queste qua, come vedete, non so se lo riuscite a vedere bene, sono dei praticamente delle cose dei ninja, diciamo gli artigli da ninja, come vedete. E tra l'altro sono anche belli appuntiti. E questi qua sono per un mio amico, quindi niente, li ridò. Ragazzi, questo è l'ultimo pacco che mi è arrivato da Banggood. Diciamo che ho dovuto aspettare un po'. Altri adesivi di Banggood, quindi
Beh, grazie. E questo è il coltellino, quindi impacchettato e iper impacchettato. Ok, dovrebbero essere... eccolo qui, la scatola è un po' malmessa, ma dovrebbe... ah, ok. Allora, è di metallo questo coltellino. E come qualità mi sembra molto buono. Abbiamo il cavatappi, è un coltellino multiaccessoriato. Qua abbiamo un gancio dove poterlo attaccare in diversi punti. E le varie lame, come possiamo vedere. E mi sembra molto molto buono come coltello, cioè è tutto in metallo, non ci sono parti in plastica e nulla, mi sembra molto buono. Ah, ci sono anche le forbici, quindi cacciaviti di vario tipo, è molto ben accessoriato, quindi veramente ottimo. Anche di questo trovate il link in descrizione e siccome non costa tanto, costa molto meno di un coltellino svizzero, secondo me ne vale la pena proprio anche solo a livello di qualità. Passiamo alle recensioni più in specifico. Quindi eccoci qui, adesso andiamo a fare il test di tutti i prodotti che... oh, sacca d'acqua, non so come definirla. E si presenta in questa maniera, sentiamo l'odore? No, non sembra tanto chimica, dai, almeno oggi non muoro. Ok, quindi ragazzi, ho staccato il tubo per un cavolo. In pratica bisogna sfilare la parte superiore. Ragazzi, questa è la mia prima sacca idrica, quindi non so se sono fatte tutte così, questa è speciale. Si va ad aprire in questa maniera e qua dentro si mette l'acqua, perfetto. E poi si va a rinfilare. Ah minchia, ma è buca? Si è già bucata? Guardate qua che roba, guardate, ecco lì c'è un buco gigante. Questo è quanto, poi va infilata dentro nel... nello zainetto. Ragazzi, in pratica ho scoperto che ce n'erano già due di buchi. Guardate, uno è qui, che è questo qua che schizza un botto d'acqua. E poi c'è un altro qua sopra. Eccolo qua, guardate. Eccolo qua. Quindi ragazzi, questi sono prodotti cinesi. Quindi prodotti che secondo me non è che bisogna molto considerare. A parte prodotti, cioè tipo prodotti tipo questi qui, secondo me sono da evitare. Prodotti che devono essere precisi, ecco, molto... buoni a livello qualitativo, perché come avete potuto vedere mi è arrivata una sacca d'acqua già bucata. Io non lo so se l'ho bucata io per sbaglio, ma non credo che, essendo comunque una sacca d'acqua, dovrebbe quantomeno resistere un po'. Niente ragazzi, appunto vi consiglio invece gli altri prodotti che ho acquistato, quindi prodotti di metallo, prodotti rigidi eccetera. Quindi passiamo alla recensione di quelli. Ragazzi, siamo arrivati nei boschi, diciamo che questa è una piccola preview del percorso che vedrete nel prossimo video e nel prossimo bici vlog. In pratica siamo qua a testare ora questa bellissima pala, che in realtà è fantastica perché diventa lunga solo così e quindi è portabilissima. È comunque molto resistente perché è un buon metallo e da questa parte ha pure una zigrinatura che può essere utilizzata, che ne so, per dare colpi agli alberi. Ragazzi, non è che c'è molto da dire, di fatto è molto buona, cioè il metallo è buono. Benissimo ragazzi, rieccoci qua. Qua abbiamo la bici e qua abbiamo il fantastico pacchettino del portatelefono. Allora, quando l'apriamo troveremo all'interno questo qui. Vi ricordo che comunque tutti i link li trovate in descrizione, compreso il codice sconto. Trovate tutto in descrizione, compresi ovviamente i miei link dei social, ma soprattutto i link dei vari prodotti in ordine e anche il sito di Banggood con lo sconto. Allora, qua c'è il librettino di istruzioni, credo, e qua abbiamo il portatelefono su, diciamo, un piedistallo. Ecco, buttiamo via tutto perché quello che ci serve a noi è questo qui, ovvero il portatelefono e un manubrio dove fissarlo. Allora, se ho letto bene, in pratica qui va diciamo allargato tutto ciò, cioè si fissa al manubrio. Ok, ci siamo, abbiamo messo il portatelefono e ora dobbiamo aggiungere il telefono e metterlo qua sopra. Quindi prendiamo il telefono, ai lati questi qua si allargano e si stringono contro. E poi per un ulteriore fissaggio e per un'ulteriore sicurezza bisogna allungare... ah bene, si è resettato, ottimo. Intanto pubblicità occulta all'Honor, perfetto. E sto andando adesso a, diciamo, utilizzare gli elastici presenti sotto. Ok, eccoci qua. Come vedete, vabbè, è un portatelefono, cioè non è niente di che. È pure orientabile, quindi molto molto bene. Niente ragazzi, questo è il portatelefono, è molto buono perché appunto, come vedete, è orientabile,
è più sicuro, diciamo, perché a differenza degli altri che bisogna stringere il telefono, questo non lo rovina perché questo c'è dentro una molla e questi qua sono elastici, quindi sicuramente fa molto meglio rispetto agli altri portatelefono. Quindi nulla, questo è quanto. Spero che i prodotti vi siano piaciuti. Vi ricordo ancora una volta che sotto in descrizione trovate tutti i link necessari, compreso lo sconto che sono riuscito ad ottenere. Nulla ragazzi, grazie per la visione e noi ci vediamo nel prossimo video.